detto che a vista di te che sei la nostra giocatore, che è giurato, che è la prima via, non si vede la nostra giocatore, ma la cosa che viene ha usato l'utente e pensato per adesso quello che abbiamo a vedere questo modello che è un prototipo che è il famoso braccialetto che è indossato e aiuta a tenere la distanza tra una persona e l'altra in un luogo. Io me lo metto con il vicino troppo a lui, oltre 2 metri quanto è tarato. Questo braccialetto che ora è un prototipo, questa parte sotto scomparirà e diventerà tutto unico, più piccolo. Questo ci aiuta non solamente a tenere le distanze dagli altri che lo indossano, quando si entra vibra e si illumina, ma attraverso il sensore che ha misura anche la temperatura del corpo e misura l'ossigenazione del sangue, due parametri fondamentali per il Covid, un'invenzione del nostro Istituto Italiano di Tecnologia che presto potremmo produrre, e credo che sia veramente un aiuto, una tecnologia applicata alla vita che torna normale ma deve in qualche modo proteggersi dal Covid. Quindi una spiaggia in maglietta quando tra qualche settimana la distanza non sarà così facile da tenere perché magari ce ne scordiamo perché siamo con gli amici, questo piccolo oggetto ci aiuta un pezzettino di quelle che sono le regole fondamentali che dobbiamo, lo ricordo, continuare a seguire, perché la distanza e la mascherina sono le due cose che ci aiuteranno a tornare fuori dalle nostre case, a riaprire le nostre aziende, ma al contempo a non farci colpire dal Covid. Ed è quello che dobbiamo riuscire a fare tutti insieme per non morire di Covid, ma non morire neanche di fame. E il fatto che a Genova sia ospitato l'Istituto Italiano di Tecnologia, che è una delle eccellenze assolute della scienza, in pochi giorni hanno inventato tutto questo e tra poco avrà anche un aspetto estetico più gradevole e comincerà la nostra avventura anche nel mondo del Covid, che abbiamo imparato ormai a conoscere per la sua pericolosità ma anche a sconfiggere con i nostri comportamenti. La faccio vedere? Mettete magari il polso un po' più avanti. Quando ci avviciniamo i due braccialetti, questo è parato. Questo dovrebbe vibrare, ora mi si è spento. Sì, credo, sì, probabilmente. Questi stanno vibrando. Ora si vede poco perché c'è la luce, però si vede anche la luce che si
che si accende. Poi nella versione definitiva questo filo da Robocop scomparirà e tutto verrà contenuto in una situazione più esteticamente gradevole, perché anche l'occhio vuole la sua parte. Diciamo la stessa cosa. Io mi sposto per il robot. Ormai hai un reportage. Beh, ci serve tutto. Se l'hanno dato la maschera della prima guerra mondiale, più o meno. È antigas. Ci vorrebbe la scossa elettrica, chiamano per i giornalisti quando si assembrano e poi ci sgridano noi perché l'abbiamo fatto assembrare. Anche. Serve tutto.